Studio 7, in collaborazione con Sport Epiceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Standard nostro che facciamo, quindi è rivolta singolarmente a ognuno dei due. Chi è Francesco e chi è Mario? Chi comincia? Beh, vai pure, visto che la domanda iniziava da te. Chi è Francesco? Giustamente, chi è Francesco? Francesco sono io, sono un docente all'Università Cattolica di Milano. Insegno in una magistrale di Media Education, un corso legato al cinema audiovisivi, e insegno anche alla NABA, la nuova Accademia di Belle Arti di Milano, ho tenuto anche un corso alla Scuola Internazionale Comics di Firenze, ho scritto diversi saggi principalmente sui videogiochi, però anche con un po' di incursioni in mondo del fandom e altre cose, ho scritto anche dei manuali per i licei, e sostanzialmente questo. Per quanto riguarda me, sono un giornalista, ho lavorato per oltre 10 anni nell'editoria videoludica, ho scritto sia per il cartaceo che per i siti online. L'ultima mia grande esperienza è stata quella in Spazio Games, che ho diretto dal 2016 al 2018. Poi mi sono spostato nella comunicazione sia aziendale che per i videogiochi, per i secondi come consulente e per quanto riguarda il primo settore invece in maniera un po' più intensa. Sono stato social media manager di San Montana, di Italy, di Siemens. Attualmente lavoro come digital marketing manager di un'azienda tedesca che ha una sede in Italia che non si occupa di videogiochi, però comunque ho mantenuto l'interesse verso il medium, che è stato praticamente quello che mi ha svezzato dal punto di vista di comunicazione dell'audiovisivo. Ho insegnato in Event Horizon, ho tenuto dei seminari in Digital Brass Game Academy, ho insegnato per 3 anni di fila al Master per il Management dell'Audiovisivo all'Università Cattolica di Milano, ho fondato l'anno scorso Games Lab, che è una scuola per l'avviamento alle professioni videoludiche che è completamente digitale, quindi non preclude a nessuno la possibilità di partecipare. E siccome sono uno studioso della sceneggiatura, mi sono diplomato in sceneggiatura, ho scritto e diretto dei cortometraggi, degli spot, tra cui anche la pubblicità di lancio di Dead Rising 4 per Microsoft a suo tempo, e nel 2019 ho esordito con un romanzo ed Emozioni da giocare, adesso è il mio primo saggio da curatore, non da autore. Partiamo appunto del nuovo lavoro che è appena uscito, Emozioni da giocare. Allora, Dado, come nasce l'idea di fare questo libro? Il primo spunto è partito da un'altra delle persone che lo stanno curando, che è Lorena Lao, per cui poi ci siamo aggiunti io, Mario e anche Luca Papale e Carlo Cuomo, quindi noi siamo in tutti insieme i curatori di quest'opera. E il progetto, insomma, che abbiamo condiviso tutti come visione, riguardava proprio il fatto di andare a raccontare i videogiochi in un modo diverso, cioè che fosse un po' più articolato e stratificato rispetto a certe narrazioni che si sentono spesso in giro. Quindi la chiave delle emozioni ci sembrava la più interessante e funzionale da questo punto di vista, perché ci permette di raccontare quella che è la ricchezza da questo punto di vista dei videogiochi, del medium videoludico, che di solito è limitato, se no, a quelle poche emozioni che tendenzialmente sono anche quelle più evidenti e polarizzanti. Quindi penso a tutte le reazioni piuttosto violente, eccessive, che soprattutto nel passato, insomma, la stampa, certi quotidiani andavano molto a sovraesporre nel parlare dell'approccio al videogioco, mentre invece c'è tutta un'altra serie di emozioni che si possono prendere in considerazione e che spesso appunto vengono tralasciate. Quindi questa era un po' la nostra idea di fondo da cui siamo partiti, per andare poi a selezionare le varie persone che abbiamo coinvolto.
No, volevo fare solo, ecco, integrare il discorso per passare poi all'aspetto un po' più particolare di questa opera, ossia le persone che abbiamo deciso di coinvolgere. Siamo andati a recuperare delle persone che potessero rappresentare, non per questo devono essere un po' i vessilliferi delle loro categorie, ma comunque che potessero in qualche modo rappresentare quello che volevamo trasmettere. Quindi ci siamo affidati a YouTuber, ad accademici, a sviluppatori di videogiochi e giornalisti. Quindi siamo andati a prendere quattro categorie che ci hanno permesso di analizzare nel miglior modo possibile le emozioni che poi abbiamo deciso di inserire nel libro. Non abbiamo coinvolto tante altre categorie che effettivamente avrebbero potuto avere senso, come magari i doppiatori di videogiochi, che in Italia ormai sono tantissimi ed è una categoria che sta proliferando in maniera importante. Ma insomma, non ci precludiamo la possibilità di farlo magari in futuro con un eventuale addendum oppure con una seconda uscita dell'opera saggistica che abbiamo realizzato. Sì, però siamo stati comunque piuttosto onnicomprensivi alla fine, cioè anche appunto la categoria degli accademici in realtà comprende anche figure che si occupano di studiare i videogiochi, diciamo così, anche al di fuori poi in realtà da quello che è il perimetro strettamente accademico universitario. Per cui per fare qualche esempio su questo caso abbiamo sì, figure come Gandolfi, che è propriamente uno studioso di videogiochi, universitario con una carriera di un certo tipo, però abbiamo anche, per esempio, Andrea Dresseno, figura molto importante per l'ambito dei videogiochi italiani, si occupa dell'archivio videoludico della Cineteca di Bologna e segue anche il progetto IVIPRO, che si occupa di mettere in contatto fra loro sviluppatori di videogiochi con regioni, film commission, comuni, insomma, per fare tutta una serie di operazioni legate al rilancio, alla diffusione dei territori italiani attraverso il videogioco. Oppure abbiamo ancora Viola Nicolucci, che è una psicologa. Quindi, insomma, è vero, manca qualche tassello, ma giustamente non volevamo neanche fare la panoramica assolutamente completa, però abbiamo un bel po' di profili differenti, quello sì. Avete ricordato la domanda che ho fatto io ieri alla vostra live di Sun Beach Comics, probabilmente. E nel titolo avete utilizzato una parola che in realtà ha un più significato, perché avete scritto emozioni da giocare. L'emozione non si rappresenta, si scrive emozione, ma si rappresenta in tanti modi. Sì, Sai, no, vai Francesco, vai, vado io. No, vai. Vai, vai, vai. anche su quello, in effetti, come anche qui appunto dicevamo già un po' ieri, c'è una diversità di approcci da parte delle varie persone che hanno contribuito a questo libro, per cui anche in tal senso ci sembrava interessante mantenere insomma un titolo che fosse piuttosto ampio da questo punto di vista, cioè emozioni da giocare può voler dire effettivamente tante cose e nel momento in cui uno va a leggere il libro scopre effettivamente che ci sono contributi, per esempio, che hanno approcciato la questione da un punto di vista più di game design, per esempio. Quindi in che modo una certa emozione può essere sfruttata, utilizzata nel momento in cui io sto progettando un videogioco? Posso andare a utilizzarla in un certo modo per veicolare certe idee, per aiutarmi a costruire e impostare una determinata cosa, quindi quella per esempio è una possibilità, così come c'è invece una possibilità di contributi più personali, potremmo dire. Quindi in che modo io, singola persona, davanti a determinati videogiochi ho sperimentato una certa emozione, quindi ho sperimentato, non lo so, un certo tipo di amore, pertanto per fare un esempio, insomma, che poi lo citiamo spesso anche perché è la prima emozione del libro, però poi quando dico l'amore vince tutto, quindi. E per cui insomma, ecco, ci piaceva anche questo aspetto, cioè che poi abbiamo lasciato ai vari autori e autrici proprio la libertà anche in tal senso di andare a declinare il tema del libro nel modo che ritenevano più interessante, utile e opportuno. Io aggiungerei soltanto una piccola cosa, ossia che, come visto che l'hai citato prima, hai citato il nostro intervento di ieri al Sun Beach, l'aspetto che più ci premeva dire e che sottolineare più che altro è che noi all'interno del libro
abbiamo voluto trattare uno spettro molto vasto delle emozioni, che andasse da quelle positive a quelle negative, quindi non abbiamo disdegnato l'inserimento di emozioni negative, quali potessero essere il disprezzo o anche la noia, così da sottolineare che il videogioco di per sé trasmette sempre un'emozione, che sia un'opera mal riuscita, che poi di mal riuscita mi verrebbe difficile parlare, piuttosto mal gradita al massimo, quindi o di un'opera mal gradita oppure di un'opera graditissima, un'emozione alla fine scaturisce sempre. Quindi se noi ci troviamo dinanzi a un videogioco che ci sta annoiando, comunque un'emozione ce l'ha prodotta, e proprio per questo motivo all'interno di Emozioni da giocare abbiamo voluto dedicare dei capitoli interi sia a emozioni felici che emozioni non felici. E voi nella prefazione dite effettivamente non c'è promozione di qualcosa, del videogioco, non è un problema. Noi descriviamo le sensazioni, le emozioni che provano poi chi ha vissuto il gioco e chi vive il gioco. Sì, lì in particolare l'introduzione che è presente sul sito di Polignani è la parte che ho scritto io. Poi c'è anche un contributo di Mario, così come ci sono delle altre tre persone che hanno curato il libro. E quindi sono, magari dico io due parole su quello. Effettivamente sì, si ricollega un po' sempre al discorso che dicevamo prima, cioè così come abbiamo messo appunto emozioni positive e negative, come diceva giustamente Mario, il videogioco per esempio può anche annoiare, può fare tutta una serie di cose, quindi il nostro obiettivo non era neanche quello di cantare le magnifiche sorti progressive, citando Leopardi, no? Applicato ai videogiochi, quindi solo di dire sì sì è tutto bello e che gioia, che gioia, che gioia, che sono anche lì delle narrazioni che si trovano in giro e che non sono proprio ottimali, cioè devo dire poi a livello personale le preferisco comunque al disfattismo e al nichilismo totale di certe persone che qualche anno fa andavano avanti con questi mantra appunto che il videogioco fosse violento, fosse problematico, tutta questa serie di cose, e oggi invece a volte trovi queste narrazioni appunto di disfattismo in cui non si capisce neanche bene che cosa si voglia da questo medium come da tanti altri. Qui mi piace citare Diego Caglielli, che aveva scritto questa bellissima espressione che diceva dei giovani dall'arido cuore postmoderno, cioè come dire che ormai per certe persone è successo tutto, è arrivato tutto, non si sa bene cosa aspettarsi dal futuro, e questo lo si ritrova anche nel rapporto con i media, tra cui i videogiochi. Mentre invece, secondo me, è anche bello mantenere un po' questo sguardo di stupore. Avevo messo anche questo titolo in cui sottolineavo proprio questa parola, cioè il sapersi ancora stupire anche quando si inizia ad avere magari una certa età, non essere più bambini o ragazzini, davanti a nuove esperienze per quello che possono offrirci, senza per questo appunto andare a dire che sia sempre solo tutto bello, perché comunque effettivamente il videogioco oggi ha anche le sue, diciamo, problematiche, comunque ambiti a cui fare attenzione. Penso al free to play, che di per sé non è un qualcosa di sbagliato, però chiaramente ci sono persone che sviluppano delle forme, potremmo dire, ludopatiche a fronte di questi modelli di business. Quindi è un argomento ovviamente di cui bisognerebbe discutere, tanto per fare un esempio. Ed insomma, anche da questo punto di vista, sì, ci interessava raccontare in un modo onesto quelli che sono i videogiochi. E aggiungerei soltanto che un aspetto particolare al quale vorrei agganciarmi, proprio questa questione del giovane di oggi che magari vede tutto in maniera un po' arida e che pensa che tutto sia stato già detto, riprendendo anche una frase che purtroppo adesso mi sfugge chi è che l'aveva detta, ma il paradosso umano è che tutto è stato detto e che nulla è stato compreso. Magari Francesco può aiutarmi su chi era stato l'autore di questa frase. Spesso si tende a dire che effettivamente noi non possiamo più essere sorpresi da nulla perché quello che c'era da dire è stato già detto anche nei videogiochi. In realtà non ci rendiamo conto che i videogiochi, nel loro modo di esprimersi, nel loro modo di rappresentare un incrocio di tanti elementi, nonché di tante arti, perché all'interno del videogioco tu hai
la musica, hai il disegno, hai la narrazione, hai tantissimi aspetti, riesce sempre a proporci un'esperienza completamente nuova, mantenendo sì ancorate tutti gli archetipi di quelle emozioni che noi abbiamo elencato nel libro, ma ce ne sono tantissime altre che non abbiamo voluto elencare, ma donandoci sempre un'esperienza migliore, un'esperienza diversa. Anche perché i videogiochi sono talmente variegati e l'obiettivo, la mission di ogni videogioco è talmente diversa l'un dall'altra che sarebbe impossibile dire è una cosa già vista. A meno che poi non si vada ovviamente a sfociare nei classici discorsi dei more of the same che a volte capita con i sequel e i prequel di alcuni videogiochi, però quello è un discorso molto più tecnico e settoriale. Come nasce la copertina? E chi ha creato la copertina? Allora, la copertina è stata creata da Filippo Scaboro, che è un bravissimo game artist. È una quindi di quelle persone che fanno, diciamo, arte con i videogiochi. Ora qui apro una piccola parentesi, perché quando si parla di questa cosa, il concetto può essere inteso in almeno due modi. Cioè, da un lato abbiamo delle persone che sono figure professionali che si occupano proprio di lavorare come artisti alla creazione di un videogioco. Quindi per esempio fanno i concept artist, per cui nella fase embrionale della realizzazione di un videogioco vanno a realizzare tutti questi schizzi, bozzetti, immagini per andare a definire il mood del videogioco. Poi può anche essere che questi concept finiscano nei vari artbook, a volte si fa anche qualche mostra, eccetera. Così come, insomma, ci sono coloro che fanno la modellazione 3D, eccetera. Però abbiamo anche la possibilità di intendere il game artist come una persona che opera a posteriori, cioè dopo che il tal videogioco è uscito, un artista può riprendere quelli che sono i materiali videoludici e andare a utilizzarli, inserirli in un'ottica artistica. Questo lo si può fare in tantissimi modi. Penso per esempio al cosiddetto machinima, che è una contrazione di machine e cinema, quindi coloro che fanno dei cortometraggi d'autore partendo da materiale videoludico, quindi da quelle che sono le registrazioni dei videogiochi. Nel caso del nostro ottimo Filippo Scaboro, lui ha realizzato nel corso degli anni, sono state esposte varie occasioni, per esempio alla Milan Games Week, delle opere in cui con vari materiali andava a ricreare, riproporre alcune situazioni, personaggi, contesti dei videogiochi. Quindi c'era piaciuto molto questo suo approccio e per cui avevamo deciso di contattare lui, in accordo ovviamente anche con l'editore, e chiedergli un po' se aveva, insomma, qualche idea interessante per rappresentare visivamente questo aspetto emotivo, che in effetti, essendo un qualcosa di interiore, insomma, ci interessava avere a disposizione un artista che sapesse concretizzarlo in una forma visivamente accattivante. E lui quindi ha fatto questa operazione, partito un po' dal sonno della ragione genera i mostri, famosa opera che appunto viene ripresa nella postura di questo personaggio sulla copertina, solo che invece dei mostri, di quei gufi, pipistrelli e quant'altro che c'erano nel quadro originario, qui il sonno, diciamo il riposo del gamer, va a generare quelli che sono dei ricordi, a dare vita, insomma, a tutto ciò che ha vissuto all'interno di questi mondi virtuali. Per cui abbiamo vari riferimenti, strizzate d'occhio, sia a personaggi del passato videoludico, sia anche a cose più recenti. Quindi un po' anche qui come il nostro libro vuole proporre, per cui abbiamo contributi che guardano più al passato, in un'ottica un po' nostalgica, e altri che invece si sono soffermati su quelle che erano proprio le ultimissime produzioni uscite nel momento in cui abbiamo raccolto i contributi. È sempre citato videoludico. E effettivamente il videogioco a secondo come lo si vede lo si utilizza, c'è anche chi lo utilizza per insegnare ragazzi, si insegna per tante cose, per tante malattie, tante patologie, ma anche a livello ristrutturale, perché visto che un altro gioco è stato utilizzato per ridare le basi alla ricostruzione di una cattedrale che poi è andata a fuoco.
Sì, anche da questo punto di vista vediamo quella che sia la ricchezza dei videogiochi e la loro diversificazione. Cioè abbiamo quindi sia certo tanti videogiochi pensati comunque per intrattenere, diciamo così, non ho usato il termine divertire, ma intrattenere, che è un pochino più ampio, che sono anche quelli commerciali a cui siamo più abituati, dove già al loro interno abbiamo una grande differenziazione comunque, perché possiamo avere dal classico sparatutto o il puzzle game a, non lo so, un'esperienza come Papo e Joe, questo sviluppatore, ci proposta anche cose un po' sconosciute per variare un po', questo sviluppatore, mi sembra sudamericano, che attraverso questo videogioco racconta del suo rapporto con il padre che era un alcolista. Quindi, insomma, è comunque un'ottica di videogioco commerciale, si trova sulla PlayStation 3, eccetera, però, insomma, propone delle tematiche, degli aspetti già piuttosto particolari. Poi abbiamo quelli che sono i cosiddetti serious games o applied games, e, insomma, varie definizioni più o meno similari, che sono, grosso modo, quei videogiochi invece pensati appositamente per insegnare qualcosa. Può essere in ambito educativo, formativo, scolastico o anche lavorativo. Posso fare il videogioco con cui l'operaio si mette alla prova in un contesto virtuale protetto per fare quella certa operazione che dovrà poi fare realmente in fabbrica, e questo magari mi aiuta perché così se lo può provare a distanza senza dover venire lì a smanettare coi macchinari. E poi abbiamo la cosiddetta gamification. Quindi che non è più un videogioco, ma sono quelle operazioni in contesti non ludici in cui andiamo però a inserire delle logiche di gioco. Quindi riprendiamo, per esempio, banalmente i sistemi di punteggi, per cui la tessera punti del supermercato, in un certo senso, è una basilare forma gamificata, perché abbiamo appunto che a fronte di determinate azioni tu ottieni determinate ricompense che vengono ottenute attraverso un punteggio che va a accumularsi. Per quanto riguarda invece la possibilità di rappresentare il videogioco come qualcosa che può insegnare, può comunque preservare una sorta di, come dire, anche di storicità di elementi che vengono persi, diciamo che questa è una caratteristica che appartiene un po' a tutto l'audiovisivo. Un po' di anni fa rimasi abbastanza colpito, un po' di anni fa, sì, 5 anni fa, perché effettivamente nel 2016, rimasi abbastanza colpito da un documentario che si chiama Life Animated, all'epoca era su Netflix, non so se effettivamente è ancora disponibile sulla piattaforma, ma in buona sostanza era un documentario su un ragazzo di nome Owen, un soggetto autistico, che aveva dimenticato improvvisamente come comunicare con il mondo esterno e aveva imparato a comunicare esclusivamente basandosi sui cartoni animati della Walt Disney. Quindi lui aveva imparato delle frasi topiche di tutti i vari classici e, contestualizzandole in determinate situazioni, le riproduceva per esprimersi con tutti quelli che aveva attorno a sé, in particolar modo la famiglia, che a loro volta, ovviamente, il padre, la madre e il fratello avevano deciso di fare loro tutte queste espressioni dell'animazione Disney per poter poi fare un botta e risposta con Owen. Un documentario molto bello che vi consiglio. Però questa storia, in realtà, al di là di quello che poi sarebbe il discorso all'interno del quale addentrarci sul valore anche comunicativo che ha avuto la produzione di Walt Disney negli anni, ci insegna che l'audiovisivo in sé per sé riesce, agendo in maniera proprio a livello neuronale, agisce sulla nostra conoscenza, il nostro modo di esprimerci, il nostro modo di arricchirci. E quindi, senza volermi addentrare in argomentazioni che non mi appartengono, perché non sono uno psichiatra, nemmeno uno psicologo, tantomeno mi occupo di neuromarketing, però il videogioco in sé per sé riesce molto ad arricchire le persone che decidono di immergersi in questa attività. Anche perché il videogioco di per sé rimane, questo lo ripeto spesso, attualmente l'unico medium che richiede l'esclusività dell'azione. Noi non possiamo fare altro mentre giochiamo a un videogioco. Probabilmente possiamo metterci, non so, sul telefono un video nel frattempo, ma non riusciremo mai a giocare e contemporaneamente guardare quel video. Ne uscirebbe un'esperienza smorzata e mozzata in entrambi i casi.
Quindi mentre se guardiamo un film al cinema possiamo stare col telefono in mano a chattare con qualcuno, o mentre ascoltiamo della musica possiamo guidare e fare altro, mentre giochiamo a un videogioco non possiamo fare nient'altro, perché abbiamo gli occhi concentrati, la testa che si impegna per risolvere l'enigma o comunque per essere concentrato e capire cosa bisogna fare, le mani che tengono il controller e probabilmente teniamo anche le gambe che ballano perché c'è un momento di ansia. Bene, abbiamo quasi concluso. A questo punto vi porrei una domanda. Allora, escluse quelle che ho fatto io attualmente, okay? C'è una domanda che vi hanno posto in realtà su questo argomento? E però la domanda è stata così strana e senza senso che la risposta non ha avuto né cosiddetto né capo né coda. Ma no, non credo, cioè di domande strane ne ho ricevute tante in vita mia, ma non su emozioni da giocare. Cioè, di solito riguarda quello che spiego a lezione, le domande strane. Su emozioni da giocare, no, personalmente non mi viene in mente. Non so, Mario, se... No, onestamente nemmeno io riesco a farvi venire in mente qualche domanda che mi ha lasciato un po' basito. Quindi tenderei a dirti di no. Di solito poi, insomma, quando si accetta un'intervista si tende sempre a essere molto disponibili e ben disposti nei confronti di chi ha deciso di darti spazio per sentirti parlare, quindi sarebbe anche scorretto andare a dire poi di aver ricevuto domande inopportune o magari completamente disordinate. E se vi dovesse fare una domanda a vicenda, che domanda vi porreste? Io vorrei domandare a Francesco quando è che facciamo emozioni da giocare due. Questa è una gran bella domanda, ma insomma, qualcosa in ballo un po' mentalmente già c'è, quindi insomma, adesso vedremo di organizzare un po' tutti gli impegni, le cose e partire effettivamente dopo che sarà stato reso disponibile il primo volume, visto che al momento adesso sì, è in pre-order, ormai è prossimo all'uscita, però ancora concretamente le copie non ci sono. Questa era una bella domanda, quindi a me invece vengono in mente solo domande stupide, quindi Mario, ti chiederò quando ci giochiamo io e te a Garfield Kart. Non vedo l'ora, non vedo davvero l'ora. Spero ci sia effettivamente un multiplayer perché ho C'è, bisogno di c'è. sfidarti. C'è, sia Fantastico. locale che online, quindi siamo a Meraviglioso, posto. meraviglioso. Secondo me sarà un'esperienza fantastica e spero che alla fine il vincitore ottenga una teglia di lasagna. Beh, dovremmo organizzarci prima, però si può fare per averla pronta. Perfetto. E sta uscendo la Switch 2, quella cosiddetta fantascientifica, in realtà cambia soltanto il monitor che passa dall'LCD a, vabbè, poche cose, OLED, sì. OLED, sì, Sì. però in realtà la console rimane sempre piccola. Quindi. Assolutamente sì, però rimane comunque una console che è riuscita a ottenere un grandissimo consenso da parte della sua community perché nel suo essere portatile ha dato grande spazio al gioco in mobilità, quindi direi che è riuscita nel suo intento pur non avendo alle spalle un hardware così potente da poter competere dal punto di vista tecnico con PlayStation 5 o l'ultima Xbox. Grazie mille per la disponibilità e vi ricordiamo che Emozioni da giocare è disponibile sul sito di Polignani, polignani.com, e potete già preordinarlo e preordinandolo ottenete un'illustrazione bonus realizzata da Filippo Scaboro che ha realizzato la copertina del libro. Confermo tutto. Grazie per l'attenzione, grazie per le domande, per la chiacchierata e alla prossima. Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro.